I'm the bad guy. Duh. In Vino Civitas è l'occasione per tante eccellenze italiane di mettersi in mostra, mettere in mostra i loro prodotti. In questo caso, per parlare di questa eccellenza, non occorre fare tanti chilometri. Assolutamente, concordo pienamente. Siamo qui per la seconda volta. Per fortuna sta ripartendo la città post-Covid e abbiamo voluto essere qui di nuovo proprio per sostenere l'iniziativa che dà lustro a questa città, dà lustro a questa struttura. Siamo alla stazione marittima, una struttura fantastica. Siamo presenti con il catalogo di Onesti Group, con una selezione sia del catalogo Uve sia del catalogo Spirits. E rappresentiamo la nostra agenzia, l'altro lato cocktail bar e questo grande gruppo che si sta facendo largo in Italia, sia nel mondo dei distillati, sia nel mondo del vino, e ci fa piacere ritrovare tanti amici, tanti colleghi, tanti rappresentanti. C'è un bel mood, ci fa piacere continuare questa avventura. Lo so che non si fa in generale, ma c'è qualche preferenza oppure un prodotto da consigliare assolutamente? Allora, non vorrei essere esterofilo, però c'è un trend che non possiamo trascurare che è quello delle bollicine. C'è una grandissima richiesta, una grandissima curiosità e una nuova sensibilità che stiamo percependo sia tra i nostri clienti della rappresentanza, sia tra i nostri clienti al banco del bar all'altro lato. D'altra parte c'è l'esplosione del gin nel mondo dei distillati e anche lì c'è una nuovissima sensibilità anche da parte delle nuove generazioni, che non pensavamo potessero essere così curiosi, così attenti e anche così informati. E c'è un rinnovamento nell'offerta, ma anche nella richiesta. I'm the bad guy. Duh.